Buona festa della mamma a tutti! Benvenuti in questo video speciale in collaborazione con Jackson James. Infatti sul suo canale troverete un video analogo e potrete andarlo a trovare qua sotto nell'info box. Andiamo a scoprire di che book tag stiamo parlando. Io e Jack ci siamo conosciuti quest'anno tramite i social, rispondendoci qua e là, un po' sotto i video, un po' su Instagram, che tra l'altro lui è molto attivo su Instagram, fa una diretta tutte le sere, ogni tanto pubblica qualcosa, comunque andatelo a cercare. Ci è venuto in mente di fare appunto una collaborazione proprio qua su YouTube. Abbiamo pensato di ideare insieme un tag libroso, quindi un book tag, ispirato a una cosa che piacesse a entrambi, e quindi sono saltati fuori i biscotti. Se per caso voi che state vedendo questo video volete rifarvi questo tag, non dimenticate di nominare me e Jack nell'info box. Bando alle ciance e cominciamo. Abbiamo scelto 10 marche di biscotti, o comunque 10 tipi di biscotti, e li abbiamo abbinati a un tipo di libro che fosse inerente comunque al biscotto, anche se sembra un po' strano detto così. E in più ci sarà una traccia bonus, una bonus track. Il primo biscotto che abbiamo scelto sono i baci di Dama. Sono abbinati a un libro all'apparenza pesante, ma che poi risulta scorrevole. E io ho voluto portarvi Dell'amore e di altri demoni di Gabriel García Márquez, che vi ho già riportato in una recensione, quindi non spenderò troppe parole. Vi lascerò qua sotto nell'info box tutte le recensioni dedicate ai libri che ho portato. Questo libro rispecchia questa descrizione perché appunto l'ho affrontato inizialmente con la pesantezza nel cuore, quindi già sapendo che sarebbe stato un po' pesantino, soprattutto venendo da letture molto più leggere. Invece poi dopo un paio di capitoli, anzi forse dopo il primo capitolo, ho cominciato a leggerlo in modo molto scorrevole, quindi diciamo che per i baci di Dama è perfetto. Il secondo tipo di biscotto che abbiamo scelto sono le lingue di gatto, quindi lingua di gatto abbinata ad un libro molto molto sottile, e non potevo non portare il libro più sottile che c'è nella mia libreria. Tra l'altro ho intenzione di fare un bookshelf tour, però solamente quando avremo i 100 iscritti, quindi mi raccomando condividete se volete vedere la mia libreria per intero. Quindi abbiamo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, che mi sono stupita fosse così sottile, credevo fosse un mattoncello perché normalmente i classici sono noti per essere un po' spessini, invece questo qua è molto carino, piccolino. Savoiardi, una lettura che ti ha completamente assorbito, e qua non potevo non portare Shadowhunters Città di Vetro di Cassandra Clare, che appunto ho letto 2 anni fa, mi è arrivato per il compleanno che è il 6 giugno, quindi ricordatevi di farmi gli auguri, e mi ricordo che arrivata a questo libro della saga, nonostante comunque anche i primi 2 libri mi fossero piaciuti, però li ho letti un po' più lentamente, questo libro veramente penso di averlo finito in 3 giorni forse, e per me è pochissimo perché comunque ci metto normalmente una settimana a finire un libro tra un impegno e l'altro, invece questo ci ho messo veramente poco. Inutile dire che sì, mi ha assorbito, quindi nel momento in cui leggevo questo libro non c'ero per niente per nessuno. Macine, un libro decisamente pesante. Qua si poteva giocare con come per il libro molto sottile, su due aspetti del pesante. Poteva essere un pesante inteso come una pesantezza di trama o comunque di stile, oppure pesantezza fisica, quindi che effettivamente si tratta di libri pesanti, e ne avevo tre in lista. Stamattina, mentre stavo valutando appunto questa scelta, è uscito il libro che vi porto oggi, che effettivamente, oddio, faccio anche fatica a prenderlo, è il libro più pesante della mia libreria, ed è questo. Ovvero la biografia di Roberto Bolle. Non avete idea di che fatica sto facendo a tirarlo su. Ricordo che è stato un regalo di Natale bellissimo, mi era piaciuto tantissimo e l'avevo letto subito. È bellissimo perché è pieno di fotografie di questo tipo, e a parte le fotografie che comunque le trovi anche in giro qua, sono molto belle e fatte molto bene. Vi piace anche il retro della copertina, guardate che abs. È una bella biografia, curata bene nei dettagli, graficamente curata bene, solo che effettivamente è il libro più pesante che ho in tutta la mia libreria, quindi dopo che l'avrò mostrato a voi in questo video ritornerà lì. Abbracci, ovvero una storia romantica. Qua ne avevo a bizzeffe, perché come sapete io adoro le storie romantiche. Ho voluto fare un piccolo tributo a uno dei miei primi video recensione, portando If I Stay, ovvero Resta anche domani di Gail Forman. Questa è una storia d'amore veramente coi fiocchi. Ti fa emozionare, ti fa entrare nel vivo della coppia e soprattutto ti fa emozionare
sappiate che piangerete quando leggerete questo libro o vedrete il film, perché anche il film diciamo che non ha niente da invidiare al libro. Gran Cereale, un libro per riprendersi da letture malsane. Non ho potuto che pensare ad Hunger Games. Quando mi sono ritrovata a rileggere Hunger Games è stato veramente un sospiro di sollievo, perché comunque è una saga che mi piace molto, molto chiara. C'è ben poco da analizzare in questo libro perché appunto ha uno stile molto lineare, chiaro, ben curato. Quindi l'ho letto in poco tempo ed è stato veramente come tirare un sospiro di sollievo rispetto a letture un po' più pesantine. Pan di Stelle, un libro che hai divorato e che vorresti rileggere tante altre volte. E secondo voi quale vi posso portare se non il mio libro preferito in assoluto, ovvero Margherita Dolce Vita di Stefano Benni? Ne ho parlato veramente fin troppo nella sua recensione, nel video 5 per un autore dedicato all'autore. Insomma, ne ho parlato veramente tanto, comunque l'ho letto tipo 10-12 volte e ogni volta che lo finisco vi giuro che vorrei riprenderlo da capo e rileggerlo ancora. Ci sono delle parti che mentre le leggo probabilmente le so a memoria. Ogni volta riscopro cose diverse, è veramente bello, ve lo consiglio un sacco, è il mio libro preferito. Biscotti di Natale o Ginger Cookies, quindi biscotti allo zenzero, tipo quelli che vendono all'IKEA o al Viridea, insomma, quel genere di biscotti. Un libro ambientato nel periodo natalizio. Qua ne avevo tre perché, come sapete, questo Natale mi sono dedicata a tre letture dedicate al periodo natalizio, ma ho voluto portare Il Grinch del Dottor Seuss. Per me non c'è vigilia di Natale senza Grinch, quindi ho voluto portare questo anche se come lettura effettivamente è una lettura per bambini. Digestive, un libro che è una buona base per un genere letterario. I Digestive sono quei libri appunto che si usano come base per la cheesecake e quindi abbiamo pensato di tenerlo come base per il genere letterario. Io vi riporto qua sul canale Il domani che verrà di John Marsden, il primo libro di una saga che non hanno mai tradotto per intero. E questo fa crescere il mio odio verso la casa editrice Pazzi. Comunque, questo è un libro veramente bello, di genere distopico, ma comunque non so se posso definirlo distopico perché si tratta sì di un futuro o comunque di un presente alternativo. Comunque, secondo me, per il genere è un ottimo inizio. Infatti, io ho iniziato proprio da qua ad affezionarmi al genere distopico. I Cantucci, ovvero abbinato a un classico della letteratura italiana, così come i biscotti sono un classico dei prodotti dolciari italiani. Ovviamente porta Le avventure di Pinocchio, che tra l'altro è anche toscano come i Cantucci, quindi è perfetto. In fondo a queste 10 marche di biscotti, o comunque questi 10 tipi di biscotti, abbiamo voluto aggiungere, come dicevo, una bonus track. La bonus track non poteva che essere la scatola di biscotti Danesi, quella classica scatola blu rotonda di latta di biscotti, che in realtà sono buonissimi, ma ogni volta che l'apriamo troviamo il set decucito della nonna. Abbiamo deciso di abbinare una saga o una collana bella da scoprire o da vedere tutte insieme, quindi sia in senso estetico sia in senso di lettura. Per entrambe le cose io ho voluto portare una collana che ho portato già di recente sul canale, che è Le Sirene della EL Edizioni. Questa collana di libri è dedicata a biografie romanzate di donne molto importanti. Io ho solamente questo, che è la storia, Il coraggio di Artemisia, quindi la storia di Artemisia Gentileschi, e il libro dedicato alla vita di Maria Montessori. Vorrei collezionarli tutti, dovrebbero essere tipo, mi pare, 12, tutti sfumature di rosa. Finalmente abbiamo finito con questo Biscuit Book Tag. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero anche di avervi divertito e di avervi consigliato delle letture. Qua sotto nell'info box trovate sia il link per ritrovare il video dedicato al Biscuit Book Tag sul canale di Jack, qua sotto nell'info box trovate anche tutte le recensioni dedicate ai libri che vi ho portato oggi, che comunque la maggior parte ho già letto. Trovate ovviamente anche la colonna sonora di questo video. Buona festa della mamma a tutti, ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Anzi, ci vediamo domani con la book review del lunedì. Ciao a tutti!